Eccoci, eccoci, siamo arrivati, meno male. Il quinto episodio dei Cavalieri dello Zodiaco ce lo vediamo insieme anche questa sera, finalmente. Prima di presentare l'ospite, il grandissimo ospite che abbiamo questa sera, in solitaria, ma poi ci raggiungerà anche il compare, io lancio la sigla. Allora, ospiti con noi questa sera, Frank, il gruppo Sensei Vintage Legend, e sempre queste consonanti che si intrecciano. Eccolo qua con noi, Frank, ciao! Ciao, ciao a tutti. Sain Seiya Vintage Legend, hai dimenticato Italia. Sansanto Pinchon, aspetta che ci provo. Aspetta. Sansanto Pinchon Chanchen, non ci Fallo in riesco. corsivo anche tu adesso. Sansei a Vintage Legend Italia. Yes. Allora, Frank, come stai? Sei tornato per il quinto episodio? Come sai, io cerco di esserci il più possibile. Comunque sì, sono qua, va tutto bene, si muore dal caldo, come tutti, penso. Facciamo una piccola call in action. Qui anche in questo sgabuzzino che si è trasformato nel grande tempio. Fanno 50 gradi. Per fortuna questa sera abbiamo avuto l'idea, cioè mia figlia ha avuto l'idea di mettermi un ventilatore qui proprio in front off, sparato in faccia, se no sarei morto di caldo. Va bene? Io ho chiamato Allora, più per il cigno per il prossimo episodio, così almeno un esatto. po' di fresco, no? Anche perché se avessi chiamato Phoenix sarebbe finita malissimo per Diventavi quanto cenere riguarda. talmente dal caldo. Per quanto riguarda la temperatura, senti, lo sai che qui con noi questa sera ho invitato anche un altro ospite, il nostro Aspide Sidra. Ha E lui ne sa qualcosa contro Crista del Cigno. fatto una figura barbina nei primi episodi, una cosa pietosa, quasi ridicola la sua apparizione. Ecco, te lo inquadro un po' Però meglio, il midcloth. modellino Meet è molto, molto ben fatto, ecco. È molto ben fatto, sì, diciamo che beh. A Poi parte la tuta che non era del tuo colore, però vabbè, il resto è ricordiamo abbastanza che fedele. ricordiamo come abbiamo detto nel reel di Instagram, del canale Instagram Lim Friends, che lui nei abbiamo notato che dentro i suoi artigli effettivamente non c'era niente, quindi non si sa da dove uscisse questo suo fantomatico veleno. Recenti studi hanno dimostrato che anche nel cervello non c'era niente. Pensa proprio di sì. Comunque il grande Aspides Hydra ci sta molto simpatico. Anche perché Sì. poi nella puntata dove Pegasus combatte contro Sirio, praticamente quelli sconfitti scompaiono. Dove sono? Sono andati dal grande muro a Aspetta che farsi ti riparare fermo, che la nostra le Alessandra, aspetta, scusami se ti fermo, ma la nostra Alessandra finalmente ha fatto richiesta di iscrizione armature. al Non gruppo, ci miracolo! credo! Miracolo, Applauso. mi salvo lo screen, aspetta. Ha fatto l'iscrizione, Alessandra, Cioè, ti ha messo 4 mesi, però vabbè, dai. finalmente. Comunque la saluto, peccato che sia Adesso ci verrà a ugualmente. scrivere sicuramente anche. Secondo me sì, ecco. Scusami se ti interrompevo, ecco. Ma che Diciamo scherzi, che senti. comunque Unicorno e Aspides dei bronzini minori sono proprio i miei preferiti in assoluto, quindi non posso non difenderli, ecco, a prescindere. I miei bronzini minori erano Lupo e Ban, Leone Minore. Che non, lo Diciamo sai che perché? Perché non ha mai fatto né detto praticamente nulla. Anche Lupo ha fatto proprio la comparsa, come al cinema, no? Leone Minore. Sì, infatti. Però Allora. Lupo diciamo che è il terzo preferito mio, ecco, della casta dei bronzini minori. Gli altri due, se devo scegliere, preferisco Gerchi dell'Orso.
Allora, l'hai Allegamoci tutto il accettata? gruppo, mi... Ma che l'ho accettato immediatamente. Oh, ecco, non facciamo scherzi. Adesso che ci siamo Non riusciti, santa ci metto pace. 2 mesi io per accettare. Senti, allora facciamo delle precisazioni. Innanzitutto volevo ricordare a tutti quanti, adesso ne parlerai anche tu, dell'esposizione che farete domenica, il Toon Town Ting Tang Tong, in provincia di Vicenza, a Montecchio. Dici un po' qualcosa. Sì, Montecchio Senti. Maggiore in provincia di Vicenza, è un evento nuovo e niente, sarà a livello comics and games, quindi comunque a tema anime, a tema fumetti, manga, e ci saranno ospiti d'eccezione, fra cui Giorgio Vanni, che fra Giorgio le tante... Clooney. No, Giorgio Ah, Vanni e Giorgio Giorgio Vanni. Clooney, dove? Sì, aspetta e spera. La Canalis, semmai, no? George Clooney, ecco. Elisabetta Comunque... Canale. Vabbè, io ho conosciuto la Greco Raci anni fa, però vabbè, non c'entra niente con la Canalis. A me Quindi piaceva la Giorgio Vanni, Borgoglia. ma gli faremo cantare la canzone, la terza sigla? Giovanni. Ah, Giorgio Vanni. Sarà molto Ah. difficile. Poi, E allora... vedrai la luce Diciamo, nell'oscurità. allora, diciamo che Giorgio Vanni è famoso più per altre canzoni, soprattutto Dragon Ball, Pokémon, Naruto, Lo One so, è vero. Piece, è quello che è. Ci ha guadagnato poco con i cavalieri. Diciamo che lui come artista è come Cristina D'Avena, nel senso che ha la sua scaletta e là non lo schiodi. La D'Avena, diciamo che per quello che ho visto, è molto più disponibile sotto certi aspetti. In che senso? No, Frank, che cosa stai dicendo? Vabbè, ma quello lo sa tutto il mondo che sono un suo ex, dai, no, sto scherzando. No, sto scherzando. Comunque sì, nel senso disponibile. Io, per esempio, quando l'ho conosciuta a Verona la prima volta, urlai cavalieri, cavalieri, e lei accanto di cavalieri solo per me, perché là non se li cagava nessuno, ecco. Perché era la tua ex, se no non l'avrebbe mai cantati. Sì, poi dopo gli ho dato 20.000 euro, però lasciamo perdere questi. Ed ecco perché ti sei venduto la macchina. Sì, anche l'anima mi sono venduto. Aspetta che Leo scrive qualcosa qua. Nel frattempo, Leo si sta recando qui da noi, lo aspettiamo in studio. Aspetta che mi dicono dalla regia che in questo momento è sulla circonvallazione e praticamente dice che sta su un fulmine di Pegasus a cavallo di un drago nascente che vola sulle ali Ha dell'Apennine. mancato solo Crystal e Andromeda, avrebbe fatto il quintetto, ecco, vabbè. Ma io ti sfido, Leo, devi fare lo stesso sonetto introducendo anche Crystal e Andromeda. Se ci riesci, arriverai in tempo. Questa è una scommessa o Ma anche lui, un avevo detto di miracolo. andare dal grande Moore che ha la telecinesi, ma lui non mi ascolta, cioè faceva prima. Comunque sì, sarà un evento bellissimo, ma come tutte le fiere comics, anche dove non ci siamo noi, e è chiaro che essendo che ci siamo noi, venite a trovarci e vedrete i modellini, quattro chiacchiere in compagnia, appassionati, collezionisti e non. Un tuffo nel passato, ci saranno delle novità, fra cui il quiz sui Cavalieri dello Zodiaco per chi vorrà, bambini, ragazze e Che ragazzi di bello! qualsiasi età. Ci saranno dei premi in base al livello che uno vincerà e ci sarà un'altra novità che per ora non posso svelare, che riguarda me, ma a nome del gruppo, ecco. E però adesso non Secondo posso dire me niente. la sorpresa, provo a indovinare, sarà la presenza di Alessandra in carne e ossa. Applauso. Anche in privato. Ti devi mettere d'accordo con un po' di persone, però, Con magari l'avvocato vediamo. soprattutto mi devo mettere d'accordo. Allora, Faccio fare senti. una liberatoria. Attenzione perché ci scrive Alessandra, vengo vestita da Lady Isabel in cosplay, No, da vedi? Lady Oscar Forse ha scritto, Lady Oscar. da Lady o ero convinto che avesse scritto Lady Isabel, Beh, meglio, bella. meglio, perché di Lady Isabel ne abbiamo già avute, quindi vieni da Lady Oscar e... Però Lady Oscar mazzolava, eh?
Mazzolava del Ecco. brutto se non gli andavi a genio. Dimagrisco come uno stuzzicadenti per fare Andrei, però vabbè. Senti, allora Frank, mi raccomando, condividi la live che stiamo Già facendo fatto, sul tuo già gruppo, così fatto. arrivano tutti i tuoi adepti e li uniamo, i nostri adepti che amano i cavalieri. Sono contento che fai questa esposizione. Poi adesso stiamo aspettando anche Leo che arriva per la puntata. Io volevo dare una notizia molto importante. Ecco, hai visto questi alti e bassi? Molto importante e va Sei come le verso il coppie, fai gli basso. alti e bassi tu. Allora, che cosa ha creato il nostro Frank insieme al suo staff? Ci ha fatto una sorpresa a noi dell'Inman Friends. Zitto, zitto, 4-4 ha deciso di pubblicare, attenzione, e sottocare, di pubblicare le puntate dei Cavalieri dello Zodiaco sul suo gruppo Facebook. Ovviamente. Le puntate poi, una volta che le vediamo insieme, verranno cancellate perché comunque il caro Frank non è possessore di alcun diritto, purtroppo, perché sennò eri abbastanza alquanto ricco come il nostro caro Gurumada. Comunque stavi abbastanza bene, Beh, non credo però che Prumale sia così ricco, vabbè. vive in povertà in un eremo. L'hanno trovato sotto i ponti di Bassano, secondo le ultime notizie, però vabbè. Che ci Comunque, dava la mano con un'altra persona, sotto il ponte di Bassano ci daremo la mano. allora, Anche Frank, tu sei già partito con la prima puntata, quindi tutti i tuoi la seconda, utenti, anche la seconda ho messo. anche la seconda, perfetto, tutti i tuoi utenti possono venire a vedere l'episodio per intero con a sorprese del passato, per esempio, vabbè, non voglio togliervi le Se vuoi sorprese. spiego io, se vuoi spiego io. Allora, purtroppo le dirette fatte in questo modo sono belle, però giustamente chi vede sente le voci, vede i faccioni belli o brutti e non vede altro, non ha la possibilità di vedere il video, quindi si è pensato di aiutare sia noi che voi cercando di mettere gli episodi. Poi parlandone con te siamo venuti alla soluzione che quando ci saranno le dirette live, quindi tipo oggi, noi il giorno prima mettiamo l'episodio, così la gente se lo può guardare e di conseguenza il giorno dopo, quando faremo la live, al di là di quante persone partecipano, sanno già di cosa si va a parlare e non che non vedono niente e basta. C'è da Poi, fra premettere che l'altro, la però. possono pure vedere in post video, cioè nel senso se la vedono Certo. con calma, anche senza Ma infatti le venire soluzioni in è o usano i DVD o trovano un altro sistema oppure vengono a iscriversi da noi. Purtroppo il nostro gruppo sotto questo aspetto, ed essendo privato, non è pubblico che tutti possono vederlo, quindi bisognerebbe iscriversi nel nostro gruppo. Non è obbligatorio, per carità, però se uno vuole vedere le puntate, noi le mettiamo comunque il giorno prima, così il giorno dopo che c'è la diretta con voi, almeno la gente sa più facilmente di cosa andremo a parlare. Sì, E spiegare anche, ecco. anche perché fare un click per fare un'iscrizione a un gruppo non concerne soltanto vedere l'episodio, ma dentro al gruppo di Frank comunque sono tutti grandissimi appassionati di Sansei e dei Vabbè, Cavalieri dello Zodiaco, allora delle action figure. diciamo che noi non è che cerchiamo numeri, noi cerchiamo persone che vogliono stare nel nostro gruppo. Poi è chiaro, abbiamo tanti numeri e questo lo dicono i fatti, non lo dicono le parole buttate al vento. Però è chiaro che se uno ha piacere può benissimo venire nel nostro gruppo. Noi accettiamo chiunque, appassionati, non è che bisogna essere per forza collezionisti di vintage, possono essere benissimo nostalgici della serie, come in tantissimi gruppi. Nonostante il nostro gruppo è incentrato sui vintage. Ma non è che mandiamo via le persone se non collezionano i vintage, cioè è ovvio che chi è appassionato dei cavalieri, o nostalgico, eccetera, eccetera, può benissimo venire nel nostro gruppo, ci mancherebbe. Le porte sono aperte. Però il servizio secondo me è ottimo, anche perché nel gruppo trovano appassionati come noi di Cavaliere dello Zodiaco. Non devi fare per forza un abbonamento a Sky, che comunque è costoso perché su Sky comunque si trovano tutte le puntate, tutti gli episodi dei Cavalieri. Non devono andare su gruppi Telegram che andiamo a regalare, insomma, like così a buffo.
Ma Comunque, infatti adesso mi hai attenzione. ricordato un'altra cosa, scusami se ti interrompo. Noi siamo un Certo. gruppo privato, quindi solo chi è iscritto può guardare, vedere, leggere, eccetera, eccetera. Però noi abbiamo il sito web, così come il canale YouTube, che è aperto a tutti. Quindi anche chi non è iscritto, anche chi non gliene frega nulla del nostro gruppo, però la gente va comunque a vedere sia sul sito che su YouTube per farsi un'idea, per tutto quello che ne può conseguire. Quindi comunque sia, non è una cosa da tutti, perché conosco pochi gruppi o poche pagine che hanno un servizio gratuito su questo, soprattutto YouTube. A livello di modellini vintage ne siamo gli unici, quindi chiunque, anche chi non è iscritto, può venire e guardare sto brutto faccione, però comunque vedere, informarsi e imparare anche. Allora, prima di presentare l'ospite, il secondo ospite che è arrivato e Alright. che abbiamo anche sfidato, vediamo se è riuscito ad introdurre anche Crystal Andromeda nel suo sonetto, volevo subito partire con un... Attenzione perché c'è una polemica, finalmente ti sei iscritta. Ecco, questo è sicuramente indirizzato ad Alessandra. Alessandra, ti sei iscritta dopo un mese e mezzo, noi ancora dobbiamo capire il perché. E Eccolo il soprattutto nostro sto aspettando il ospite! bonifico, eh. Ecco il nostro ospite Leo Shiryu, ce l'hai fatta. Ciao ragazzi! Scusatemi, ma come dicevo ai miei amici, oggi praticamente sono dovuto fuggire dall'isola della Regina Nera. Mi hanno portato proprio ad allenarmi sulla cima del vulcano. Allora, Mamma prima mia, un noi abbiamo caldo. letto un tuo sonetto, eccolo qui. Sono un fulmine di Pegasus a Lo so, cavallo lo so. del drago nascente che vola sulle ali della Fenice. Tu hai citato tre dei bronze. Abbiamo fatto una scommessa e vogliamo vedere se tu, entro la fine della puntata, riuscirai ad inserire anche Crystal e Andromeda. Posso Quindi. una cosa? Posso una Ci cosa? provo subito se vuoi. Se volete, ci provo subito. Dunque, ripartiamo dall'inizio. Sono un fulmine di Pegasus, a cavallo del drago nascente, che vola sulle ali della Fenice attraverso l'aurora del nord nella nebulosa di Andromeda. No, basta, io me ne vado, 90 basta. minuti di Me ne applausi! vado. Io Campione del me ne mondo. andrei. Ci Campione del proviamo un'altra mondo. volta, non è detto, poi non si sa mai. E comunque Campione voglio svelare una cosa che poche soltanto le sue ex sanno. Lui ha scritto che lui è come un fulmine di Pegasus. Anche con loro era un fulmine di Pegasus. Questo è un gravissimo riferimento a qualcosa di sessuale che non possiamo assolutamente sottolineare. Siamo in fascia Direi. protetta ancora, eh. Allora, Alessandra, ti fai i complimenti intanto, Leo, perché hai fatto un sonetto nell'arco di un millesimo di secondo. Ragazzi, in un mese e mezzo già mi ha tradito, eh. Ragazzi, io allora non so se vuoi aggiungere qualcosa sull'esposizione Leo che ci sarà a Montecchio. Andate tutti da Sansei Legend, Vintage Legend Italia. Vintage Legend Italia. Sì, è un po' Bisogna complicato, ma che ti prendi la maglietta così almeno non te comunque, la ecco qua. scordi. Se volete, eccolo qui. Ecco, Abbiamo bravo. anche la tavoletta 3D. Mi Comunque, diceva ecco, Frank qualcosa da aggiungere. che ci saranno degli ospiti importanti, George Clooney e Cristina D'Avena nuda. Anche Monica Bellucci, anche la Bellucci, Michel Hunziker. Vabbè, così mi trasferisco in Veneto. Cioè, Residenza proprio. Ho sì, letto. per la residenza fissa. Vabbè, ma Ma il primo. Poi bisogna vedere quanti. Battutaccia, dai. vabbè. Comunque, vabbè, cosa aggiungere a quanto detto già da Frank? Sarà una giornata top, sicuramente, perché come tutte le giornate che abbiamo passato finora con le nostre esposizioni, comunque, come ha detto Frank, un tuffo nel passato, anche per chi non colleziona, per chi magari non è appassionato, però comunque viene a trovarci sempre con gioia. Cioè, noi aspettiamo tutti. Vi aspettiamo tutti, chi vuole venire, siamo ben disponibili.
No, io se posso aggiungere qualcosa, noi qualsiasi esposizione abbiamo fatto, paesini, paeselli, dove magari non parliamo di fiere come Milano, chissà che grandi città, Scrivete, ma nonostante sto morendo questo di è sempre piangere. stato un successone, sia gli addetti ai lavori, così come tutte le persone che sono venute a trovarci, addirittura abbiamo visto persone che si sono commosse, addirittura persone molto, molto più grandi di noi tre messi insieme, che ricordavano il periodo, i giocatori addirittura avevano conosciuto venditori che all'epoca vendevano questi modellini e sapeva benissimo la storia e il business che c'è stato dietro per quanto riguarda giochi preziosi e veramente lacrime agli occhi. Visto che parla del mio amico con lo scudo di cartone. E c'è gente che ogni volta diceva: "Ma voi li vendete questi modellini?" No, no, non vendete questi modellini e ci rimanevano malissimo, eh. Sì. È lei Comunque che lì si muove. una piccola chicca, eccolo qua. Tu a fuori di toccarlo, vedo Il guerriero con lo questo scudo di cartone. con lo scudo di Con lo scudo di cartone, perché alla fine, cioè, è in qualunque modo, in qualunque lago, vero, come gli riescono a scudetti distruggerlo. dell'Inter di cartone. Leo, tu lo scorso episodio non c'eri, vero? No, No. purtroppo non c'ero, sempre per ragioni di lavoro. Sei stato premiato perché comunque il duello tra Dragone e Pegasus dura due episodi, quindi vedrai il finale. E abbiamo commentato nella scorsa puntata alcune cose che ci sono balzate agli occhi. Allora, la prima è che i tre bronzini sconfitti nelle scorse battaglie non erano presenti e non ci è dato a sapere dove fossero. Quindi Gerchi e l'Orsa, Aspide, Sidra e Unicorno erano assenti all'incontro scontro tra Dragone e Pegasus. Poi abbiamo notato che Crystal il Cigno è praticamente diventato giudice di X Factor, sta appoggiato al muro e lui sa tutte le regole e in barba agli altri, è anche arrivato dopo, non sappiamo ancora com'è possibile questa sua leggendaria I informazione. misteri dell'animazione giapponese. E Però poi che cosa comunque abbiamo notato? ricordo bene la puntata abbastanza bene. Diciamo che Sirio si ha il suo bel da fare, però comunque poi alla fine, vabbè, diciamo che lo scontro si pareggia un po'. Vedremo poi oggi come va a finire. Non dico nulla, però. Fra l'altro, a un certo punto interviene Fiore di Luna che blocca il combattimento e Dragone si distrae tranquillamente. Fiore di Luna, che cosa è successo? Sirio, il maestro sta male. Cioè, notizie così e Pegasus, cioè, poteva attaccarlo, ma lui si distrae così. Voglio dire io, cioè, ma sta ragazza qui, ma mai una gioia, cioè, ma io l'avessi vista una volta ridere, una volta, cioè, sempre lì col patema d'animo. Ma dico io, ma Sirio, ma cosa ti costa? Ma vattene in Cina, sposatela, vivi tranquillo. Ma perché tu hai Allora, mai visto ragazzi. Inter Bell ridere? Mai una risata quella ragazza. Matte che Vabbè, te, depressione, poi però. non parliamo di Pegasus, poi che è più fortunato di tutti, ne ha tre che gli muoiono dietro e non se la fine neanche una. Beh, Kenshiro Questo, era il ma più questo lo sfigato di pensi tu, tutti. però, questo lo pensi tu. Non è dato sapere. Kenshiro era il più sfigato di tutti, ragazzi. Ogni suo amico e suo fratello sono morti, compresa la fidanzata. Quindi diciamo che non c'è Roba che storia. Beautiful scansate proprio, eh. Esatto. Vabbè. Ragazzi, io tanto adesso continueremo a parlare durante l'episodio perché ci sarà tanto da dire. Io voglio ricordare a tutti quanti che, a parte adesso il live con noi, che possono vedere la puntata insieme a noi partendo con il countdown, prendendola da Sky oppure dal gruppo Telegram. Hai sentito la Sanseia DVD Blu-ray? Oppure da oggi, ma ancora non siamo a paro, però da oggi abbiamo detto che Frank nel suo gruppo Sanseia Vintage Legend Italia, vai Leo, esatto, metterà tutti gli episodi che potrete vedere poi, li metterà il giorno prima o i giorni prima, così poi quando noi ce li vediamo in live potete fare un doppio screen del. Aspetta,
Attenzione perché ci sono delle luci, potete fare il doppio screen sul computer e vedere in contemporanea la puntata anche nei giorni successivi, cioè in post visione. Esatto, sì. Poi questa puntata verrà messa anche su YouTube, sia da Frank su Sensei a Vintage Legend Italia che sul gruppo Lim & Friends, sul canale Lim & Friends. Quindi la recuperate là, mettetevi de santa pace e sincronizzate la puntata con quella che andiamo a vedere adesso. Allora, voi siete pronti, ragazzi? Avete sincronizzato? Prontissimi. Episodio 5 che si intitola Dura Lotta. Allora, io direi che possiamo accingerci fra 5, 4, 3, 2, 1, via! Let's go! Ok, si fronteggiano privi dell'armatura senza alcuna protezione. Ah, questa mi sembra una tecnica abbastanza elusiva, cioè Pegasus ha rischiato di uccidersi per battere il dragone. Infatti. E adesso vedremo. Sono entrambi privi dell'armatura, quindi tutto sommato ad armi pari. E questa sarà una lunga serie di Sirio senza armatura, poi, tra l'altro. Questa c'è una cosa che non ho mai capito, è perché sotto hanno la tutina e quando invece si tolgono l'armatura, scompare il vestito, non si sa perché. Perché quando indossano l'armatura è come una sorta che si indossa anche la tuta, anche se nell'armatura non c'è la tuta. Però hanno trovato questa opzione. Beh, nel manga erano senza maglietta, quindi figurati un po'. Cioè, Allora, questi disegni intanto, ragazzi, non mi piacciono per niente. Se mi beccate chi è il disegnatore di questa puntata, lo licenziamo subito. Mi sa che adesso non ci sarà neanche giusto qua. Se fosse stata mia sorella, avrebbe fatto una recensione soltanto sui disegni. Attenzione perché è ricomparso unicorno, si è rimesso in piedi, in sesto. Sì. Eccola là, Fiore di Luna, Maina Gioia. Fiore di Luna che interviene durante il combattimento e nessuno la blocca, non c'è servizio. Intanto dal palco la Isabella, guarda. Attenzione perché qui stanno facendo un combattimento alla Bruce Lee. Sì. Ecco. Adesso mani congiunte, vediamo chi è più forte. E qui ricordiamo sempre che all'orfanotrofio hanno uno schermo 75 pollici HD full HD. E non c'è un servizio di sicurezza che allontani Fiore di Luna. Sì, appunto, poteva entrare chiunque. Cioè, questi riescono a sviluppare 800 kg di pressione con una stretta. Complimentoni. Si sta trasformando in un combattimento di wrestling. È John Cena contro... Mi ricorda vagamente qualche episodio dell'Uomo Tigre. Esatto. L'Uomo Tigre. 150 kg di stretta. Ecco, pure in quelle puntate qua Sirio, non so, per me Sirio, la voce di Sirio è quella di Marco Balzarotti, non... Ma qui già ce l'ha la voce di Marco Balzarotti? No, qui ancora non è subentrato Balzarotti, sinceramente non mi ricordo da quale puntata poi subentrerà lui come doppiatore. Perché l'hanno fatto fuori questo doppiatore poi? Ci sarà stato un motivo? Dicevo che non era male questo doppiatore, però Balzarotti poi sarà tutt'altra storia. Ecco. Assolutamente, proprio un'altra. Forse proprio per questo, secondo me non sapevano che Sirio Dragone sarebbe diventato un personaggio principale. Non hanno capito. Pegasus sta attaccando. Pegasus attacca. Non illude che di vincere così facilmente. Cristian Licinio è sempre il giudice di X Factor.
Attenzione, bello questo, mi piace. Quindi lo schivava grazie allo scudo. Vediamo un po' che si inventa Sirio. Bravo! Cacchio! Bella Sirio, così si fa. Tanto perde. Accidenti. Spoilerone, spoilerone, perde Sirio. È scossa, Lady Isabel. Adesso c'è la spiegazione fisica, non tutti i tuoi colpi sono supersonici, ma alcuni sono più lenti. Questa non me la ricordavo. Sì, poi Ma andando sono avanti 300 nella colpi soltanto serie più impossibili migliorerà. da evitare, gli altri. Sì, però dopo alla fine, a furia di combattere, i suoi colpi miglioreranno Ma chi l'ha molto. disegnato, Sirio, qua? Mamma mia, è inguardabile. Sarà stato un Eccolo. bambino della quinta elementare. Ah, questa è una bella Aia. spiegazione fisica. Aia. Ah, eccolo, il colpo Praticamente ricevuto. Dragone può battere Pegasus quando vuole. Bello, vai, vai Sirio, vai! Anche se perde, mi sa, vero? Ecco Sì, infatti, ma Pegasus c'è tutto che riattacca. questo esultare, ma perde poi, cioè. Lo ricordo a Leo soprattutto che Attenzione. perde. Non me lo ricordavo che l'ha colpito un colpo. Aia, l'ha colpito di nuovo? Ah no, se. Ecco qua. La terza non riuscirò a sopportarle. Sì, adesso farà quegli occhi che si aprono e si chiudono, che fa un po' impressione, disegnati malissimo. Perché ha detto che saranno vicini, sa vicini al bersaglio, quindi mi sa che Pegasus ha Lo già fa. capito dove deve colpire. Pegasus oramai ha già capito tutto. Sì. Conosce il tuo punto debole. Caro Sirio, c'hai il punto debole tu, mica come Pegasus. Come diceva il caro maestro, sì, ricordati, tutti hanno un punto debole. No, ma il suo punto di forza è quando fa pesci. Non hai visto niente ancora. Il mitico Carabelli, compianto Carabelli. Eccolo qua. Ascoltiamo il vecchio saggio. La ginocchiata perpetua. Che poi non ha mai usato poi la ginocchiata come colpo segreto. Non posso avere punti deboli. Ma lui userà la cecità soprattutto. E La nudità. la nudità. Vabbè, infatti non è un caso che porto gli occhiali, quindi. Neanche le spiagge di nudisti sono rimasti sconvolti. Beh, comunque, ecco, sta spiegando adesso, la zampa destra del drago tatuato sulla schiena corrisponde esattamente al cuore, quindi se vieni colpito lì, arrivederci. E comunque il tatuaggio del dragone è il più figo, stacci. Ah, sentiamo un po'. Sì, praticamente quando sta per sferrare il destro scopre il torace per un centesimo di secondo e in quel momento lì può essere colpito. È il cuore che mi frega, è il cuore. Però ragazzi, un centesimo di secondo tu non sei in grado di proteggerti. Ragazzi, però, Cosa stai facendo, Dragone? comunque, ragazzi, il cuore potrebbe essere il punto debole di chiunque. Dopo Silvio Dragone l'hanno preso per lo spot dell'olio cuore. Non lo sapevate voi questo. Il cuore è il punto debole anche di Pegasus, cioè se lo colpiscono al cuore. Beh, presumo che sia il punto debole un po' di tutti, ma difatti, diciamo, anche le armature meno dotate hanno sempre comunque una protezione a livello del cuore. Vedi Pegasus, vedi il pettorale di Pegasus, come anche quello di Naci del Lupo o di Ban del Leone. Sono Beh, sì, quindi. sostanzialmente dei piccoli scudi all'altezza del cuore.
uno dei punti più sensibili comunque del corpo umano, eh. Quindi Anche ci perché sta. poi in teoria dovrebbero combattere con l'armatura, qui stanno combattendo a mani nude, quindi comunque devono stare attenti. Perché Crystal è sempre il giudice di Xhaka. Comunque, mi sono dimenticato di mettere i sottotitoli giapponesi originali per vedere questa spiegazione. Dopo me li vado a rivedere. Ecco qua, ha già intravisto il bersaglio. Lo vedo! Ecco adesso. Ecco. Si sono colpiti a vicenda. Ecco. Mamma mia. E qui. Si sono corcati a vicenda e adesso. Si sono riempiti di patele, come dicono a Torino, di patele. Esatto. I simpatici Questi disegni non intermezzi. c'entrano proprio niente. Lo Avete so. già avuto voi lo stacchetto della pausa? Da Sì. Sì. quanto? Che mi sa che sto un po' indietro. Paio Da di qualche secondi. minuto. Io sto che Dragone sta cadendo dal ring. Ecco. È caduto adesso. Sì, adesso stanno cadendo, tutte e due. Ecco, adesso Pegasus. Che finisce sulle catene del ring. Bisogna essere precisi, sennò dopo qualcuno fa storie. Beh, comunque adesso stanno cadendo entrambi. Sirio rivive la sua vita Ha vinto come. Pegasus. Pegasus è il vincitore. Eccolo qua. E Pegasus si accascia sulle catene. Mo' sta indietro, io sto già avanti. Esatto, mi sa. Beh, dai una botta di pausa, Frank. Eh sì, ditemi voi quando Pegasus vince, diciamo prima. Ha vinto, ha vinto, da me ha vinto. Pegasus vince. Ok, io sto che Pegasus sta col pugno in su. Anche Sì, io. qua Ci siamo anche noi. viva il comunismo! Adesso però c'è una scena molto emozionante. Che cos'è questa? La NASA? Questo era l'unico satellite degli anni 80, credo. Sì. Disegnati Attenzione, perché là malissimo dietro da c'è, blu. nel pubblico là dietro c'è una specie di principessa. Ah. Madonna. Ci sono tanti personaggi di altri anime che non ci azzeccava nulla con Infatti, quelli. no, no, c'è qualche cameo in effetti. Se si C'è vanno a anche vedere Kenny bene il Guerriero. game, C'erano sì. addirittura cani vestiti da esseri umani, cioè non ci azzeccava nulla. Hai vinto Dragone due volte, sì. Ma anche sempre vabbè, dai. vincerà poi. Io non voglio rovinare i tuoi sogni, sì, Leo, però Sirio non è più forte di Pegasus, sai. Ma guarda, io. Bello disegnato Mylock qua, bellissimo. Qua c'è Dottor House, c'è Dottor House. Questo è il nonno di Sì. Dottor House. Sì, ma il vero dottor House, quello di mai dire. Mamma mia. Vabbè, Che Isabella vive sì. nel regno, ma che manco Berlusconi, porca miseria. Il battito del cuore di Sirio è rallentato. Voi mi sa che state ancora un pochino indietro, però. Cosa si potrà mai fare? Ah, Ecco. andiamo a prendere un gelato, dai. Fiore di luna lì che, ecco, sta già Non inondando, ricordo. sta già inondando la platea. Fiore di Luna piange dal primo momento in cui viene inquadrata Sì, nella è vero, scorsa c'è. puntata, continuerà a piangere. Poi dici: poi biasimiamo the cancer che la vuole far fuori. No, ma se ricordate quando Phoenix disse che Andromeda non sopportava vederlo piangere, allora non ha visto Fiore di Luna. Aspettate, aspettate, adesso Fiore di Luna sta chiedendo a Pegasus di. Sta chiedendo a Pegasus di colpire Sirio per riattivargli il cuore. Sì, Ti prego, Pegasus, fermati. dove gli arriverà anche il bonifico. Ma poi bastava che andava da, cioè, la stessa forza ce l'ha anche Crystal, Andromeda, Unicorn, cioè. Vabbè, ma bisogna creare la suspense, quindi Doveva. giustamente Ma perché vai da quello Pegasus è la. che è mezzo morto Pegasus. e.
È la prima donna, Perché Pegasus, quindi c'è questi presupposti. il dottore deve essere interpretato da un anziano? Poteva essere un giovane dottore? Perché il dottore si ammalò, Ambarabacci Ciccocò. Portatemi da Sirio! Ti Aspetta, prego, portatemi da qualcuno Sirio. mi aiuti Il ad dottore alzarmi. si Ecco, incazza, bellissimo. qualcuno mi aiuti ad alzarmi. Vi prego, portatemi da Sirio. Il dottore Vi che si prego. incazza mi fa morire. Qualcuno mi aiuti Devo ad aiutare alzarmi. Dragone. Allora, che cosa state aspettando? Eccoli! Guarda come corrono, guarda come sono belli. Stanno tornando finalmente! Dove Amico erano mio, finiti? amico I mio, non Power lo Ranger, conoscevo. ragazzi! I Power Ranger! Perché si sono tolto le armature loro? Ecco che arrivano gli altri tre. Guarda che Vabbè, stanno non arrivando gli altri potevano. tre in borghese. Non potevano andare fuori dal ring con le armature perché dovrebbero indossarle solo quando combattono. Però, ragazzi, questa scena è emozionante. Dai. Quando lo risveglia, mi ricorda, mi fa battere il cuoricino, eh. Dai, dai Pegasus, non mollare. Il tatuaggio sta scomparendo. Dai, non Molta farmi morire, suspense, Sirio. molta suspense. Devo fare in fretta. Dai, eccolo, grande il giudice. Mi sta venendo da piangere. È arrivato Frank Matano qua. Tre passi saranno sufficienti. Lui è anche un metronomo. Sì, lavorava per il comune, perché non lo puoi È sapere. arrivato, sei troppo vicino, devi allontanarti. È arrivato Crystal, sei troppo vicino, devi allontanarti. Sì, perché Cristian è anche un geometra. No, ma lui usava Sì, il ghiaccio infatti, come lui metro, hai capito? è ingegnere, geometra, giudice, tutto. Tutto, è un tutto fare, tutto dare. Non scomparire, maledizione! Ah, dai, quell'urlo è bellissimo. Non sparire, Ancora non ci sono maledizione. arrivato. Ancora non ci sono arrivato, eh? Dai, dai, non roviniamo la sorpresa. Ero sorpreso, passa di 30 anni, cioè, vedi te. Vabbè, per Gli me è tremano sempre le una gambe, gli sorpresa. tremano le gambe. Attenzione, Crystal che lo voleva uccidere, massacrare la scorsa puntata, adesso lo aiuta. Ma quale devo colpire dei due? Potevano tutti dare una mano a Pegasus sostituendosi a lui, ma nessuno pensa a questo. Vabbè, uno deve tenere Sirio e No, l'altro deve. della serie che Devo si fa i fatti tuoi assolutamente. campa 100 anni, no? Ecco, dai, riduciamoci sempre all'ultimo minuto. È Attenzione, come le cose in Italia, sembra l'ultimo minuto, devo rivederlo infatti. assolutamente con il sottotitolo in giapponese per vedere se c'è qualche imprecisione qui sul doppiaggio e l'adattamento. Intanto ci Ah, sono penso che 150.000 spettatori. Pegasus, Penso che ci sarà Pegasus. poco comunque, da Manco fosse controllare, la perché alla finale di fine Champions League. neanche la finale di Champions. Siamo a San Siro. Benvenuti allo stadio Giuseppe Meazza San Siro. Ma perché proprio lui? Dai, salva il dragone, salva il dragone, salvami Salva il dragone. dragone. Prova, sono arrivati tutti, manca solo tua sorella. No, quello è disperso. Eccola là. Madonna, che animazioni indecenti Il questo richiamo episodio. della femmina vince sempre. Che Upi, upi, upi. animazioni indecenti, ragazzi, questa puntata, eh? Ecco, beh. Che Sì, è dovrebbe vero, essere effettivamente non è un l'autentico di granché. quando Andromeda affronterà Andromeda Nero all'inizio, però non lì, durante la battaglia, proprio all'inizio quando si presentano i Cavalieri Neri. Fa in fretta. Dai, Non sparire, maledizione! bello, dai, emozionante così. C'ho dai, su, i forza! Ho brividini. A non sparire, consumato un maledizione, pacchetto c'ho i di brividini. fazzoletti. Maledizione! Sì, ma non puoi imitare Ivo De Palma, tu, cioè, è offensivo. Adesso Andromeda, praticamente, ha rischiato la vita. Ma nel suo destino, sembra a sacrificarsi. Lo scopriremo nella casa della Distrutto. bilancia. Infatti. Ma non voglio Ma spoilerare, anche se sono il mito passati di 30 anni. poi vi racconterò anche il mito di Andromeda, se volete. Lì No, non ci sarà iniziare, anche. perché se no non finisci più. Lì Lo so. ci sarà anche una scena abbastanza equivoca, eh? Direi molto, molto equivoca. Vabbè,
Anche Vabbè, se io questo non l'ho mai urlo. vista così, io l'ho visto un ragazzo che voleva salvare l'amico, tutto qua. No, io non ci ho mai visto quello. Comunque, poi ne parleremo. Ne parleremo più Ci avanti. mancano molti episodi ancora, eh. Molti, molti, sì. Comunque, Tantissimi. oh, vediamo. Ce l'ha Attenzione, fatta. unicorno primo tifoso di Pegasus, è impazzito. Sì, da quel momento diventerà un suo follower. Infatti, beh, sono stato. La prima puntata lo voleva corcare di botte. Esatto. Lei è un po' come succede a noi, che la gente ci segue, diventano nostri follower. Comunque, è da qui che Bravo. nasce la grande amicizia con Sirio il Dragone. Eh? Attenzione, c'è un Sì. mezzo risata, c'è una mezza risata di No, Lady perché lei Isabel. stava pensando, adesso ho fatto ancora più soldi. Attenzione. Niente, Crystal non ci sta. Perché dovrai batterti con Crystal il cigno. Ecco, bravo eroe. Non ci combatterà mai Curati. perché, attenzione, La catena sarà curati, dovrai attenzione. avversario. Per combattere con Crystal il cigno devi essere proprio aia, a catena se muove. Questo è il primo grande colpo di Axia, scena. Axia. Sì, ma Axia. che Non bello, spoilerare ragazzi. troppo, cioè, dai. C'è gente che Che dopo bella. 30 anni non ha ancora visto gli episodi, eh. No, ma poi non se la ricordano. Che bella ambientazione che hanno creato, bellissima, mi piace questo finale. Lui che se la ride, Phoenix. Bellissimo, bellissimo. Certo, erano C'è molto bravi sui finali, eh. una sagoma. Sì, Sì, all'inizio sì, sì. sì. C'è una sagoma molto, molto inquietante che compare. E qui finisce la puntata. Ah, ragazzi, devo dire che sono molto soddisfatto dai finali di questi episodi perché lasciano sempre una grande suspense. E non hai Eh visto la beh, serie di diciamo. Hades? La serie di Hades è piena di colpi di scena. Per chi non l'ha visto, Sì. ti A me è invito a piaciuta vederla. O tantissimo la serie di comunque leggere il Hades, sì. manga, perché veramente, nonostante una saga fatta anche quella di Fretta e Furia, ma merita, merita, merita. Si scopriranno Ci tante cose. arriveremo, ci arriveremo. Ci Sì, se arriveremo. continuiamo così, faccio prima a prendere la pensione dell'INPS. E vabbè, ma noi dobbiamo dare tempo infatti. ai nostri sostenitori di apprezzarci, ecco, è vero? Esattamente, Sì, e soprattutto esattamente. adesso possono vedere anche gli episodi da noi il giorno prima, quindi. Esatto. E tu calcola che una persona, se io mi avvicinassi a vedere una cosa del genere, magari voi state già alla puntata dei Cavalieri d'Argento. Io, ragazzi, per come sono fatto, direi: oh mio Dio, quindi hanno fatto anche tutte le altre puntate, adesso le recupero tutte. Capito? Sì. Comunque, Eh adesso beh. abbiamo anche la possibilità di vederle insieme a voi sul vostro gruppo. Bellissimo che avete avuto questa Sì. iniziativa eccezionale. Grazie, grazie. Così, così la gente. Diciamo che come diciamo che vabbè, a parte qualche problemino tecnico che però contiamo di risolvere, No, cercheremo di ho essere. risolto. Tu sei arrivato tardi, ma ne ho parlato già con lui. Ho trovato la Comunque sì. soluzione. Allora, Va diciamo bene, che il meglio, nostro meglio gruppo, così. come ho detto all'inizio, è incentrato sui vintage, ma anche gli episodi dei Cavalieri sono vintage, quindi ci azzecca. Comunque, noi diamo la Più che possibilità a chi vintage. vuole di vederli, dopodiché non serviranno più a nulla, ecco. Allora, io Comunque volevo vintage, direi. intanto salutare anche Giovanni, che questa sera, Giovanni Maestrino Era. di Ah, Midcloth ecco che Chronology, c'era. che stasera purtroppo ci ha lasciato un po' da soli, ma poverino era stanco e sicuramente ci sarà per il Fra prossimo. parentesi, nella foto profilo è con barba scura, fra È parentesi. con Barba barba scura scura, X. sì. Barba scura Adesso ce X. lo facciamo portare, va bene? Sei un Magari appassionato, sarebbe chiamiamo mitico Barba fare una live Scura. con barba scura anche. Io veramente avevo Però. scritto in passato a Barba Scura, ma come tutti i VIP, chissà quanti messaggi che gli arrivano, non mi ha mai risposto. Ecco. Però, Frank, devi anche dire che quando hai scritto a me ti ho risposto subito, essendo io un VIP. Perché tu sei un VIP onesto. Perché io so che Perché sei sono un VIP. VIP. Perché non vuoi raccontare a tutti che ti sei comprato la Ferrari, la Lamborghini allo stesso tempo e ti sei presa anche lo chalet in montagna, la villa al mare, tutto in un giorno? Perché tu Perché sei io sono umile. un VIP ingenuo.
Beh, dai, Va comunque bene, c'è B ragazzi, per poi B. cerchiamo il nostro concorrente che poi ce la vediamo fra di noi. Dai. Ci penso io, già Sì. sul regalo. Comunque, vabbè, sempre un piacere partecipare a queste live. Diciamo che io poi non ho, cioè, io sono abbastanza timido, soffro un po' di sindrome da palcoscenico, però riesco comunque ad aprirmi Non l'avrei mai detto, sai. e Attenzione perché qui c'è una bambina che mi ha portato una maglietta bellissima. Non so se l'avete mai visto, il Mandaloriano. Sì, l'abbiamo visto sabato scorso. C'era un cosplay, proprio del Mandaloriano al Nerccio di Bologna, ha fatto anche molto bene. Si muoveva anche. Sì, aveva proprio Bellissima. il pupazzetto di Baby Yoda anche che si muoveva, anche sì, è vero. Dopo me la fai vedere bene. Va bene, ragazzi, io penso che siamo arrivati. Attenzione perché Giovanni ci sta ancora seguendo. Dice: sì, sono con barba scura. E nelle immagini di copertina invece sono in compagnia di Sì, lo Mister so. Massi 81. Allora, se Giovanni, perché conosci tutti questi VIP e ci sei intimo e non ce li porti in Ma live, secondo me questo il è veramente. manager, lui è il manager dei tipo. comincio a pensarlo anche io. Ragazzi, io penso che ci siamo. Comunque a noi Stasera fa l'avevo affollata la piacere. stanza dello spirito del tempo. Comunque a noi fa L'avevi piacere affollata? partecipare perché al di là di tutto, queste No, colpe servono seriamente. anche per conoscersi meglio e arricchire le Sì. amicizie e diventare sempre più una grande famiglia. Io la vedo così. Dove non ci si può vedere fisicamente, anche comunque facendo due chiacchiere in videocamera, così diciamo che aiuta Allora, tanto, io secondo me. sono andato a leggere un po' la chat mentre vedevamo l'episodio, hanno disquisito su Milord di Sailor Moon, Ah, ecco perché ha scritto Andromeda. quindi Giovanni poi ci dirai che Giovanni è un appassionato anche delle Sailor e Beh, quindi ci anch'io dirà. sono Ecco, abbastanza appassionato. vedi anche Frank, però Io non tanto, però anche lì ho la mia preferita, diciamo. chi era Leo? Sono Chibiusa, molto curioso. Chibiusa! Emi, figa e secchiona, la No, ma era anche combinazione la ideale. mia, Amy, anche la mia era. Però poi mi è piaciuta Sailor Saturn, Uranus, Neptune, Pluto negli Bene. ultimi tempi inizia a piacermi. Intanto salutiamo anche il nostro Ciccino nazionale che ogni tanto ci Ciao! segue. Grande Ciccino, lui Abbiamo troppi grandissimo seguaci. collezionista. Ciccino, ti aspettiamo, vogliamo vedere una puntata anche insieme a te. Lui è un collezionista, action figure, Cavaliere dello Zodiaco, Rob è un tuttologo del mondo nerd. Io non vedo l'ora Ottimo, di ottimo, ospitarlo. no, ma scusate, ottimo. bisogna rispondere ad Alessandra, ha scritto Andromeda del mio cuore, non ero io nel suo cuore, cioè, mo sta cosa la voglio capire. Attenzione, attenzione Frank, perché questa sera tu te la stai rischiando perché Penso anche dall'altra io, parte della stanza hai Phoenix in persona e quindi sì. potrebbe succedere. No, ma adesso Potrebbe. farò una serie su Real Time. Non sapevo di essere sposato. Ragazzi, sono stato molto contento di fare questa live insieme a voi. Episodio 5 ci è Altrettanto. piaciuto tanto. Non ricordo Grazie. assolutamente che cosa ci sarà nell'episodio 6. Nel frattempo, Frank e Leo, mettete le puntate mancanti, così poi andiamo avanti di uno e gli utenti possono seguire in live con noi le puntate. Va Che bene. cos'altro dire? Ci vediamo a Montecchio, Vicenza per il Toontown Ting Tong Ten. Va bene? Ciao. Oh. Attenzione Ci vediamo a Montecchio, vi aspettiamo numerosi. perché Mannaggia Frank, come faccio sbaglio. terminiamo con una lacrima di Alessandra. Mannaggia Frank, come faccio sbaglio? Ti ordinerò un camion di Wow. fagiolini. Ragazzi, buona serata a tutti. Ciao, Liber Friends, Ciao. Vabbè, ma noi ci vediamo Sansei tra a poco. Vintage. Noi ci vediamo Esatto, tra poco. Sansei a Vintage Legend Italia. Ciao, ragazzi. A frappè. Aspetta, voglio chiudere solo su Leo. Si merita un layout individuale. Buonasera a Sansei tutti, a Vintage buonanotte. Legend Italia. Un gruppo, Un una grande gruppo, una grande passione. passione. Ci puoi chiudere anche col sonetto che avevi E chi non fatto? si iscrive è un Flavio Briatore. Ce la fai, Reciterò Leo? a grande richiesta il sonetto con cui abbiamo aperto la live.
Sono un fulmine di Pegasus, a cavallo del drago nascente che vola sulle ali della Fenice attraverso l'aurora del nord all'interno della nebulosa di Andromeda. E io qui chiuderei con una base. Grandissimo, Leo. Grandissimo. Va bene, ragazzi, vi aspettiamo Le per la prossima salve puntata. Episodio 6. Non so assolutamente cosa succederà, ma credo che i nostri amici Pegasus e Sir Dragone avranno bisogno di una pausa, anche perché è arrivato un nuovo nemico e loro non ci saranno. Ciao a tutti, buonanotte! Ciao ragazzi, alla a tutti. prossima! Peace and love.